paesaggio più esteso si apre ai nostri occhi mentre viaggiamo verso ovest. Le grandi periferie uniformi e senza anima del New Jersey cedono velocemente il passo alle pianure della Pennsylvania, poi a quelle dell'Ohio, dove il petrolio e il metano da argille hanno ormai soppiantato cereali e grano. Eccomi nel Midwest. Arrivo a Detroit, Michigan, capitale dell'automobile in America e capitale del rischio. Da una decina d'anni Detroit è sempre più problematica. La disoccupazione è al 50%, la città è fallita nel 2011 e detiene da tempo il titolo poco ambito di città più pericolosa d'America. A Detroit si trova la tana di uno dei miei scrittori preferiti, Elmore Leonard. Questo pimpante ottuagenario è considerato in tutto il mondo il più grande autore di romanzi polizieschi della nostra epoca. Lo chiamano il Dickens di Detroit, ma lui preferisce che si utilizzi il vecchio nomignolo che i suoi fan gli attribuiscono da sempre, Dutch. Qual è l'origine del soprannome Dutch? C'era un lanciatore nella prima divisione di baseball che si chiamava Dutch Leonard quando ero al liceo. All'epoca mi chiamavo ancora Elmore, ma la maggior parte delle persone pronuncia male il mio nome. Dicevano Elmer o Elma. Nessuno diceva Elmore. E c'era questo lanciatore di nome Dutch Leonard. Quel soprannome per me era una piaga. Lei è nato a New Orleans e vive a Detroit. Da quanto tempo si è trasferito nel Michigan? Dal 1934. Qual è la personalità di Detroit? È una città di lavoratori. Insomma, io dico sempre che è una città pericolosa e frizzante, ma è anche una città straordinaria, molto attiva. Perlomeno per noi che siamo rimasti. A Detroit c'è molta musica di tutti i tipi. E a me è sempre piaciuta Detroit. È carina, certo. Prima c'erano circa 2 milioni di abitanti e adesso in città siamo rimasti in meno di 1 milione. Se ne sono andati tutti. Perché? Perché non c'è lavoro. L'industria automobilistica è cambiata, si è diffusa, ormai si producono automobili ovunque. Quindi è diventato davvero difficile sopravvivere qui. Ambientazione ideale per un romanziere? È perfetta per me, perché a Detroit si verificano moltissimi crimini. Quando ho iniziato a scrivere polizieschi, a Detroit accadevano oltre 700 morti violente all'anno. Poi nel 78 e nel 79 Detroit è diventata la capitale degli omicidi. Ora la capitale degli omicidi è un'altra. Ce n'è sempre una da qualche parte. Elmore Leonard conosce il successo intorno agli anni 50, non pubblicando polizieschi, bensì western per le riviste a buon mercato della letteratura americana, i cosiddetti pulp. Il cinema ha sempre adorato i suoi romanzi un po' paradossali, personaggi pieni di sfumature, dialoghi brillanti, tutto al servizio di un umorismo graffiante. Poi Detroit diventa il suo terreno di gioco preferito. Inoltre una ventina di opere descrive la città come il rifugio di gangster suonati, poliziotti pietosi, avvocati loschi e diverse mafie, più o meno cool. Elmore Leonard scrive molto, ma raramente si ripete. Negli anni mette a punto uno stile telegrafico ed efficace, caustico e sciolto, che gli permette di scrutare con occhi penetranti le assurdità del mondo americano. E si impone come il re del giallo iperrealistico. Una critica letteraria disse di me: i suoi dialoghi sono perfetti, è come origliare dietro la porta. Quelle persone parlano esattamente così. E io mi sono chiesto, come fa a saperlo? Come fa questa critica a dire che è così che parlano? Ma in fondo è giusto, aveva ragione. Le persone parlano esattamente in quel modo. Soprattutto i cattivi ragazzi. Già, e la domanda successiva è come mai i suoi dialoghi sono così realistici? E io rispondo, non sentite le voci nella vostra testa a sentire i dialoghi delle persone che parlano? È tutto lì. Basta solo sapere ascoltare i suoni, ascoltare i neri, gli ispanici, coloro che vengono dal Messico,
o dall'America Latina. Scrivo così i miei dialoghi. Qual è il ruolo dello scrittore? Ha una qualsiasi responsabilità? No. Un autore racconta una storia, molto semplicemente. Racconta una storia in cui ci sono elementi positivi e negativi. Ci si augura sempre che il bene prevalga sul male. Non bisogna cercare oltre, secondo me. Servono solo uno buono e uno malvagio, tutto qui. E deve essere divertente. Deve divertire. È a questo a cui penso quando scrivo un libro. Voglio che le persone lo amino, che la gente rida. Ogni giorno, prima di iniziare a scrivere, prendo uno dei miei vecchi libri e lo apro. Una pagina a caso. Non ricordo la trama e leggo qualche dialogo. Se rido, allora so che quello è il tono che voglio. Capisce? Quindi mi metto a scrivere con il tono che ritengo più giusto. Ha scritto un libro che è un piccolo manuale per coloro che amano il romanzo poliziesco. Le 10 regole di scrittura di Elmore Leonard. Quali sono? La prima, ad esempio, è non iniziare mai parlando del tempo. Se volete solo creare un'atmosfera e non descrivere la reazione al tempo di uno dei personaggi, evitate di appesantire. Altrimenti i lettori salteranno le pagine alla ricerca dei personaggi. C'è un'altra regola molto importante: non utilizzare mai il verbo dire in un dialogo, perché il dialogo appartiene al personaggio. Con il verbo è come se l'autore facesse capolino, ma dire è comunque meno invadente di borbottare, supporre, avvisare, mentire. Non utilizzate mai un avverbio per modificare il verbo dire. Limitate drasticamente i punti esclamativi. A meno che non vi chiamiate Tom Wolfe, perché sono un'inutile lungaggine. Non entrate troppo nei dettagli quando descrivete luoghi e oggetti. Poi c'è la mia regola d'oro, che le riassume tutte e 10. Se sembra una cosa scritta, allora va riscritta. Queste sono le regole stampate, ma ce ne sono molte altre.